Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo in questa bellissima chiesa, la chiesa di San Pio da Pietrelcina, consacrata nel 2004. Oggi per raccontarvi la storia di Rosa e Pietro Tundo, che ci scrivono, voi vedete questa mail, questo indirizzo di posta elettronica, dove potete raccontare la vostra storia. Ci scrivono dall'America, ci scrivono dagli Stati Uniti, e raccontano la loro storia, ovvero ci invia anche una foto. La foto che includo in questa mail è stata scattata da un ufficiale americano, Mr. William Carring, durante la Seconda Guerra Mondiale. Lui mi ha raccontato che andava frequentemente alla Santa Messa celebrata da Padre Pio nella chiesetta antica e ha notato subito che non era un sacerdote comune. Aveva qualcosa di supernaturale e straordinario, scrive Pietro. Comunque anche la foto è un vero e proprio miracolo. Infatti il signor William l'ha sviluppata durante quel periodo, appena tornato negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però, scrive Pietro, il rullino era bianco, praticamente non era uscito nulla. Dopo la morte di Padre Pio ha avuto, lui scrive, una rivelazione, forse una visione, un sogno, dallo stesso Padre Pio ai principi degli anni 70. Ha fatto di nuovo sviluppare quel rullino e sono venute fuori tre foto, come questa che vediamo, di cui lui ne ha incluso solo una, e due erano sull'altare, una di fronte e l'altra di spalle. Praticamente queste foto sono apparse dopo 30 anni, ci racconta Pietro, e il signor William ha dedicato così la sua vita a far conoscere Padre Pio negli Stati Uniti. Infatti lui racconta, ho conosciuto Mr. William nel 1994, lui mi ha raccontato questa bellissima storia, così sono venuto a conoscenza di Padre Pio. Padre Pio è entrato nella mia famiglia, Padre Pio è entrato nella mia vita. Come prima di venire in America anch'io avevo sentito parlare di Padre Pio, ma non avevo tanto interesse. Mr. William era ormai anziano, era sotto i 100 anni, però aveva un grande desiderio. Lui gli aveva confessato che voleva a tutti i costi essere presente alla canonizzazione di Padre Pio, voleva vedere Padre Pio santo. Siamo negli anni 90, ma lui era anziano e quindi aveva chiesto questo a Padre Pio: ecco, non voglio morire adesso, ma voglio essere presente alla tua canonizzazione. Beh, così è stato. Infatti lui ha partecipato alla canonizzazione di Padre Pio quando aveva 100 anni e poi l'anno successivo, a 100 quasi un anno, è morto. Praticamente lui racconta Pietro, ho voluto condividere questa bellissima storia, la storia del signor William che ha avuto una grande devozione verso San Padre Pio, con tutti voi, proprio perché anch'io sono venuto a conoscenza di Padre Pio attraverso lui, e anch'io dedico la mia vita a far conoscere Padre Pio negli Stati Uniti.